Buonasera, ti oppure a me? All'aeroporto, grazie. Va bene. Ti fermi? Aspetti un attimo. Che ci fai qui? Dove stai andando? Sto partendo. No, non ti lascio partire così. Dai, non fare così. Sono stato un pazzo a rischiare di perderti. Guardami. Laura, io ti amo. Non ho mai amato nessuna come amo te. Ora andiamo da mio padre e gli diciamo tutto. E se non è d'accordo, chi se ne frega? Ce ne andremo via, ma resteremo per sempre insieme. Tenga pure il resto. Grazie. Grazie. Buonasera. Buonasera. Papà? Non c'è, è a cena, all'associazione industriale. Ah, va bene. Lo aspettiamo di sopra. Va bene, come volete. Dottore? Chi è? Un giornalista. Sì, pronto. Arrivo. Papà? Mi hanno appena telefonato. Ci sono delle persone ricoverate in ospedale a causa del nostro profumo. Cosa? Ma che dici? Ma non lo so, deve essere un errore. Non possono parlare di noi, con tutte le attenzioni che ci mettiamo. Aspetta, controllo sul computer. Oddio, è vero. C'è scritto anche qui. Almeno 20 donne sono state ricoverate al pronto soccorso per abrasioni. Abrasioni? Ma questo è impossibile. Giovanni! E tu che ci fai qui? Ma che cosa diavolo hai combinato? Papà, ti prego, dobbiamo andare subito in azienda. Vai a vestirti. Anche tu, Laura, vai a vestirti. Ci sono dei problemi con Rosso San Valentino. Ah, quali problemi? Dai, sbrigati! Signore, per favore, un passo indietro. Per favore, signori, state indietro. Avanti, lasciamo spazio, per favore. Dietro. Ero sempre noi, sempre noi. Stanno esagerando, si sistemerà tutto. Vittorio, che è successo? Non lo so, Laura, non lo so. State molte denunce. Signor Argenti, ha una dichiarazione. Per favore, signori, indietro. Indietro. Signor Argenti, aspetti. Appena l'ho saputo mi sono precipitato.
Certo che è incredibile, eh? Sequestrate computer e tutti i palloni. Scusate, avete un mandato per sequestrare quei documenti. Per favore, indietro. Ma che succede? Buongiorno, procuratore. Buongiorno. Dottor Danieli, buongiorno. Sono Andrea Ruggeri, il sostituto procuratore. Ci sono state decine di denunce per una sospetta tossicità di un vostro prodotto, il Rosso San Valentino. Ho già disposto per il sequestro di tutti i flaconi in commercio e del vostro laboratorio. Senta, io le devo fare alcune domande, dovrebbe essere questo.